Ciao, bentornate e bentornati sul canale. In questo video vi mostro alcune novità di make-up e skincare che ho ricevuto ancora come regali di compleanno e che non ho fatto in tempo a mostrarvi nel video precedente perché sono arrivati ovviamente dopo e quindi ve li mostro adesso. Sono tutti prodotti fantastici. Sono veramente contenta. Vi aggiungo soltanto due elementi di make up che ho acquistato io perché li ho trovati in offerta da Esselunga, visto che insomma adesso faccio questo video ve li mostro in questo. Allora, i due prodotti che ho acquistato io sono due prodotti novità di L'Oreal che io ho scoperto grazie a Serena, sempre la mia amica Sirio Makeup, che mi informa e ci informa su tutte le novità possibili e immaginabili. Seguitela su Instagram, perché di video ne sta facendo pochi ultimamente, però su Instagram è molto più attiva, sia con le storie sia con i post, prevalentemente con le storie. E quindi seguite Sere su Instagram perché ha sempre un sacco di novità interessanti. Sto parlando di questo coso che sto già sventolando da un po' ed è il Micro Tatouage Brow Artist, questo qua. Questa è una penna con tre punte che serve appunto per fare le sopracciglia simulando una sorta di microblending, infatti si chiama Micro Tatouage. L'invenzione delle tre punte credo che ci sia già da molto tempo, della punta a tre, della penna a tre punte, quindi non penso che se la sia inventata L'Oreal, però avendolo trovato in offerta e non avendo mai comunque provato un prodotto come questo per sopracciglia, ho detto vabbè, lo prendo, lo provo. Questo è il colore brunette 105, c'era brunette, cool brunette e poi uno scurissimo quasi nero che non ho neanche guardato, ma fra i due brunette ho preferito questo qua. Beh, non l'ho ancora utilizzato, lo utilizzerò domani sicuramente perché ormai per oggi sto a posto e ve ne parlerò, vi farò sapere. Non ho la minima idea di come mi troverò, non ho idea di cosa aspettarmi, però voglio dire, siamo qui per provare anche cose nuove e lo proveremo. L'altra novità di L'Oreal, sempre scoperta grazie a Sere, è il nuovo mascara Unlimited Mascara che io ho preso nella formulazione waterproof, che appunto ha il packaging azzurro blu, mentre quello non waterproof ha il packaging tutto nero. La particolarità di questo mascara è il fatto che si può piegare in questo modo in fase di applicazione. Allora, innanzitutto lo scovolino è molto interessante, fatto in questo modo, ed è molto interessante e ha la particolarità di piegarsi per andare a agevolare l'applicazione. A trovarsi bene con un mascara del genere, diciamo che potrebbe anche essere la svolta. Speriamo che lo scovolino, che a me ispira tantissimo, sia effettivamente uno scovolino di livello, che il prodotto che c'è al suo interno sia altrettanto. Trovo che il packaging esterno sia veramente molto molto carino, sembra una boccetta piccola di profumo o di olio essenziale. Questo è al momento in offerta da Esselunga, non mi ricordo più a quanto, ma a molto meno rispetto al prezzo intero, che è 16,90, o almeno il prezzo intero da Esselunga era 16,90, poi questo era super scontato e quindi l'ho provato, cioè lo voglio provare anche questo, lo proverò per la prima volta domani, quindi sulla resa e sulla performance ci aggiorneremo più avanti. Passiamo ai regali. Allora, questo è l'ultimo che mi è arrivato, non è make up ma fa lo stesso, è una candela di erbolario della linea Tre Rosa che a me piace tantissimo, che io avevo già acquistato in passato,
Di Tre Rosa avevo preso diversi prodotti, ma comunque in generale le linee di erbolario che mi piacciono sono tante. Poi lo acquisto raramente perché mi capita raramente di andare in luoghi in cui viene rivenduto. Però è un brand che ha alcuni prodotti secondo me molto molto validi. Voi poi lo sapete se mi seguite. Quanto io ami e adori le candele profumate, infatti questa qui l'ho già iniziata ad utilizzare, questa ce l'ho da una settimana oramai. La profumazione è buonissima, non è assolutamente una profumazione di rosa da cimitero, come dico sempre io. Il disegno del bicchiere è molto carino e vabbè, il colore altrettanto. Quindi niente, questa poi sicuramente la rivedrete nei prodotti finiti perché sapete che io consumo candele in maniera seriale. Quella matta di Manuela Rodriguez, che io identifico con questa pochette à pois bianco e neri, bellissimi, mi ha mandato un regalone. Io la ringrazio tantissimo, veramente. Non vi ho detto di nessuno. Di nessuno dei mittenti, ma c'è un passato un po' particolare con Manuela e quindi ci tengo a ringraziarla pubblicamente. Non che io non tenga a ringraziare pubblicamente tutte le altre persone che mi hanno inviato dei regali, ho sempre il terrore di venire fraintesa. Ma in questo caso specifico, credetemi, abbiamo un nostro passato e quindi mi faceva piacere. Allora, Manuela mi ha fatto un regalo troppo, troppo, troppo bello. Intanto un prodotto eccezionale, veramente, che io volevo provare anche questo da una vita, un po' come la maschera di Eterea Cosmesi con i pezzettini d'oro che ho ricevuto quest'anno. Questo è un altro di quei prodotti molto ben recensiti da tutte le persone che lo hanno utilizzato, o perlomeno da tutte quelle che io seguo che lo hanno utilizzato. E sto parlando della pozione di giovinezza, Youth Potion di Diego Dalla Palma, questa meraviglia che si può utilizzare in diversi modi, compreso miscelandolo nel fondotinta. Io sono felicissima per questa meraviglia, veramente meraviglia, che quasi mi dispiace usarlo. Sono però molto curiosa, ce l'avevo da parte già da almeno 2 settimane, se non di più, da utilizzare, però ci tenevo veramente tanto a farvelo vedere, avevo paura poi di perdermi e le cose per casa. E quindi questo è uno, ma non paga. Mi ha regalato anche uno dei prodotti appena usciti, proprio super 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 novità, super 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 recenti. Sto parlando del burro struccante Detox, lo strucca tutto, questo qui, che peraltro è un altro di quei prodotti che quando mi è arrivata la newsletter di Diego della Palma mi aveva incuriosita di più, sempre perché se mi seguite lo sapete. Io sono un amante dei burri struccanti, ne ho utilizzati tanti di tante marche, L'Oreal, Natura Siberica, Estée Lauder, Clinique e chissà che cosa sto dimenticando. Ah, uno fantastico, di un brand, The Organic Pharmacy, meraviglioso, quello lì meraviglioso, quello di... Niente, ho dei problemi, non mi ricordo. Di quell'altro brand, di quella ragazza italiana, come si chiama? Ah, non me lo ricordo. Ve lo scrivo nell'info box. Insomma, a me piacciono i burri struccanti, stringi stringi. Quindi questo è quello che mi aveva incuriosita di più. Sono curiosissima, il packaging è questo, 125 ml. Tra l'altro di questo rosa cipria, meraviglioso. Plastichina che va a proteggere e il burrino all'interno. Ha un profumo delicatissimo, ah, che buono! Buono, buono, buono. E quindi adesso lo metterò in utilizzo, me lo porto in bagno questo finalmente insieme a quest'altra meraviglia. La pochette la metto in borsa e grazie, grazie, veramente grazie per questi fantastici regali.
E come diceva Corrado, ma non finisce qui. Perciò, un'altra mia carissima amica mi ha fatto due regali in due momenti diversi, entrambi inaspettati e quindi doppia sorpresa. Il primo è la mia prima palettina di Viseart, è una delle palette piccoline e infatti si chiama Petite Pro 3. Questa qui, adesso ve la faccio vedere. Vedete, rispetto alla mano è piccolina, però è davvero carina. Ha un'apertura particolare, si apre in questo modo. E qui c'è la palette, c'è anche uno specchio. I colori sono questi. È una combinazione colori che a me piace tantissimo. In particolare il verde e il viola sono dei colori che insieme io li trovo veramente molto belli, molto belli. E i marroni invece sono dei colori che si usano sempre. L'unica nota che voglio fare, allora non li ho usati ancora tutti. Nel senso che non ho usato ancora questi due verdi, gli altri li ho utilizzati tutti. Quello che vi devo dire è che questi colori, questi due in particolare, affinché abbiano una buona resa sull'occhio, devono essere prelevati e applicati picchiettandoli con il polpastrello. Non c'è pennello con cui fino ad ora io abbia provato, magari ne troverò uno fra tutti quelli che ho. Ma al momento non c'è pennello con cui io abbia provato ad applicarli che abbia dato una resa che mi sia piaciuta. Assolutamente no, perde completamente. Perciò questi colori, perché abbiano una buona resa, restino vibranti, molto luminosi e molto presenti sull'occhio, bisogna necessariamente applicarli con le dita. Altra piccola, come dire, informazione, tecnica. Meglio con tutti questi colori sul primer. Allora, premessa: se anche voi come me usate sempre e esclusivamente tutti i giorni, non esclusivamente, ma che cazzo sto dicendo? Se voi come me utilizzate il primer, non spolverateci la cipria sopra prima di applicare questi prodotti, perché io spolverandoci la cipria sopra, in particolare questa qui di Defa Cosmetics, che è una cipria fantastica, fantastica, che ho rimesso in pista, ed è la Silky Matte Powder 001, è una cipria meravigliosa. Però se io ci spolvero la cipria e poi vado ad applicare queste polveri, no, no. Non funziona, non funziona. Bisogna andare a lavorare gli ombretti direttamente sulla palpebra con il primer applicato, altrimenti non ci siamo. Detto questo, però, la sto utilizzando parecchio da quando ce l'ho e stiamo parlando di quasi 20 giorni. Mi piace molto, devo dirvi, le prime volte in cui l'ho utilizzata, sbagliando, mettendo la cipria, utilizzando i pennelli anziché le dita, eravamo partiti malissimo, veramente malissimo, ho detto no, poi però, provando a capirla e provando a dialogare con questa palette, abbiamo trovato la nostra lunghezza d'onda e adesso, devo dire, sono molto soddisfatta. È un brand nuovo, quindi sono polveri che io non conoscevo, però vi posso dire oggi che mi piacciono. Ve l'avessi recensita 15 giorni fa, non sarei stata tanto di questo avviso. Invece oggi, con grande serenità, ma con queste indicazioni specifiche, posso dire che è una palette che mi piace. La stessa persona che mi ha regalato questa palette mi ha fatto recapitare, a sorpresa, anche due prodotti dell'ultima uscita, edizione limitata no, dell'ultima uscita di Nabla. Sto parlando della Travel Size del Close Up Futuristic Foundation e insieme a questo pennello bellissimo. Allora, questo è una taglia da 9,5 ml che mi pare essere parente del come taglia di quella della
mini taglia del fondotinta di Benefit, l'ultimo uscito o uno degli ultimi usciti, di cui però assolutamente non mi ricordo il nome, portate pazienza. E il colore è M10, che quando ho ricevuto, allora, quando è uscito, io effettivamente avrei preso a scatola chiusa questo. Poi, vedendo le recensioni, sentendo che un po' si ossida, forse mi sarei indirizzata verso qualche altro colore. Ora che ce l'ho, vi dico che invece questo qui è un colore perfetto per me. Però fino adesso io l'ho sempre applicato con le mani, perché mi è stato sconsigliato da la mia amica Chiara, che ce l'ha, che l'ha provato in un campione. Mi è stato sconsigliato, mi ha detto: guarda, io l'applicazione che preferisco in questo momento e con cui mi trovo meglio è con le mani. Perciò io, per non sbagliare, ho iniziato ad applicarlo con le mani e devo dire, non è quello che ho oggi, perché oggi ho finito un altro prodotto di make-up che troverete nel video dei prodotti finiti o dei preferiti, perché comunque mi è piaciuto tantissimo. Quindi riprenderei questo colore applicato con le mani, per me è semplicemente perfetto. Dura tutto il giorno, non va in nessun modo ad accentuarmi le rughe di espressione, non va a segnarmi niente. Lo applico veramente con grandissima facilità, non mi fa nessun effetto sgradevole sulla pelle. Devo dire, non sapevo cosa aspettarmi, ma comunque mi ha colpita molto molto favorevolmente. Questo pennello, che è qualcosa di stupendo, è il Foundation Buffer Brush, appunto non l'ho ancora mai utilizzato per applicare il fondotinta, ma vi devo dire la verità, ha una sezione piccina che mi fa venire voglia di utilizzarlo, ed è infatti il modo in cui lo sto utilizzando per il contouring. E utilizzandolo per il contouring, devo dire, sono molto molto soddisfatta. Il packaging è bellissimo. Trovo che sia veramente molto bello, molto elegante, senza essere too much, però anche giovanile, ecco. Bello, veramente bello. È il primo pennello che ricevo, che ho, non ne ho ancora mai acquistati di Nabla. È morbidissimo, veramente una coccola. È una coccola, un peluche questo pennello. Sono molto soddisfatta e grazie, 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 grazie. Concludiamo tutto in fucsia, rimaniamo in argomento pennelli per questa bombazza, questa collaborazione di Jeffree Star con Morphe. Ragazze, cioè, allora, io questo ce l'ho da una settimana, non l'ho ancora toccato. Non l'ho ancora toccato. Adesso vi mostro i pennelli che ci sono all'interno di questa pochette bellissima. Bellissima, di questo rosa lilla trasparente, bellissima, che tra l'altro sarà perfetta per portarmi in giro i pennelli, perché pochette lunghe così e anche con questi volumi che non vadano a schiacciare i pennelli, non ne avevo. Sono molto contenta. La cerniera prende tutta la superficie, quindi è comodissima, come potete leggere, se non si legge al contrario, ecco così. Morphe per Jeffree Star. Apriamo la cerniera e tiriamo fuori i pennelli. Ragazzi, sono ancora nel cellophane. Quindi li apriamo insieme, perché è una cosa abbastanza emozionante. Allora, innanzitutto vi dico che i pennelli sono 2, 4, 6, 7, e così sappiamo che fino a 7 so contare. Quindi sono dentro la plastichina, ma sono ancora dentro una ulteriore plastichina. Sono bellissimi. Allora, qui che cosa c'è scritto? Niente di particolare. Morphe Brushes. Seven Icon Superstars, che io credo siano i pennelli preferiti di Jeffree Star del brand Morphe. Magari sto dicendo una scemenza, ma avevo iniziato a vedere il video di presentazione quando mi è arrivata e mi sembra di aver capito, perché poi ho dovuto interrompere, ma ha intuito
Mi sembra di aver capito che questi siano i pennelli che Jeffree Star preferisce di Morphe. Ma se vi sto dicendo una scemenza, perdonatemi, perché non lo so con sicurezza. Sono andata a intuito, magari non è così. Allora, che cosa abbiamo? Ma ragazzi, ma quanto sono belli! No, ma aspettate, perché sono... Ma che roba! Va che roba, guardate qua! Guardate che roba! Uella! Babba mia! Questo è un bellissimo pennello per il blending! Ma che bello! Bellissimo! Vabbè, c'è il tocco del Soro Jeffree, è una garanzia. Poi abbiamo... Ma qua ci sono anche delle sigle tipo JS7, mentre questo è JS5. Questo è JS7 ed è il classico pennello per sopracciglia che io userò con grandissimo piacere, perché questa sezione è della larghezza perfetta per me e sono sicura che andrà benissimo. Ma che belli, ma che belli! Questo ha le setole rosa. Oh, no, vabbè, morbidissimo. Questo è JS1. Ma che bello! Ma che bello! Che morbidezza! Guardate che bello! È proprio bello, bello, bello. Questo è il JS2 con questa punta un po' a tulipano, un'altra meraviglia del creato, un'altra meraviglia del creato, mamma mia, io li voglio usare tutti i giorni questi pennelli, sono belli, sono belli, sono belli, sono rosa, belli. Poi abbiamo il JS4 che è un altro pennello a diciamo un grande blending, uno più grande che va sicuramente benissimo per applicare l'illuminante. Vi volevo far vedere la differenza dei due affiancati, molto interessante anche questo. Non ho neanche un pennello così, non ci crederete, ma è così. E poi l'ultimo, il JS6, anche questo mi sembra un pennello, cioè questo è un pennello da sfumatura. Dovrò andare a vedere sul sito per che cosa nascono, per essere sicuro. Oddio, io ho delle mie idee ovviamente, però vorrei essere sicura e vorrei capire precisamente per che cosa sono nati. E poi l'ultimo, JS3, che ha questa sezione più piccola. E questo è veramente perfetto, perfetto, perfettissimo, secondo me ancora di più per il contouring, a mio ignorante parere, ma poi ovviamente andrò a verificare qual è l'utilizzo per cui nascono, vabbè, a parte quelli palesi, ma diciamo qual è l'utilizzo per cui nascono soprattutto questi tre. Io ovviamente ho la mia idea da Makeup Addicted, ma vi darò poi delle informazioni più precise. Quindi, con queste meraviglie tra le mani, stiamo parlando di 2, 4, 6, 7 pennelli. Io vi saluto, sono contentissima, ringrazio tutte le amiche che mi hanno fatto questi regali bellissimi, sia quelli che vi ho mostrato in questo video, sia quelli che vi ho mostrato nel video precedente. Grazie, veramente grazie di cuore a tutte. E fatemi sapere se voi possedete qualcuno di questi prodotti, come vi siete trovate. Come sempre scambiamoci le nostre opinioni e i nostri feedback. Vi ringrazio per aver guardato anche questo video, ci vediamo al prossimo.